Buongiorno a tutte. Stamattina ho passato tutta la mattina in cucina praticamente, perché ieri sono andata a fare la spesa. Siccome ieri pomeriggio avevo libero, abbiamo fatto un po' di spesa, siamo andati a fare. L'unica cosa che non ho trovato né farina né olio. Non so come siete messe voi, però qua gli scaffali erano vuoti praticamente. E niente, ho comprato un po' di roba, un po' di verdura e stamattina ho preparato un po' di pasti per la settimana, così per un po' sono a posto, perché tante volte arrivo a casa verso le 8 e non mi va di cucinare. Così preparando i pasti praticamente arrivo la sera che prima di andare a lavorare li tiro fuori dal freezer e poi la sera devo solo scaldare. Preparando i pasti comunque mi trovo meglio perché ho più tempo per me, ho più tempo per fare le pulizie, per tutto. Ho comprato anche i funghi, sono tutti funghi diversi. Però li preferisco comprare così, dopo li mescolo tutti e li metto tutti in un sacchetto. Questi qua li preparo per stasera, sarà per stasera e per domani. Faccio da mangiare per Andrea perché lui la verdura non la mangia. Questi qua li lascio che dopo faccio con le bistecchine. E gli altri funghi invece metto in congelatore. Poi lavo le verdure, aggiungo anche un po' di bicarbonato e poi le risciacquo. Ho comprato un bel po' di macinato e poi anche una salamella. Mescolo tutto così faccio un impasto, l'unico, e poi lo divido.
aggiungo anche il pane all'impasto. Ci metto parmigiano reggiano grattugiato. Aggiungo anche il sale. Un uovo, poi ho aggiunto anche un po' di spezie e poi mescolo tutto. Ho diviso l'impasto perché in uno ci metto anche i peperoni avanzati e l'altro rimane senza. Poi riempio i peperoni. E poi le metto dentro forno. Poi svuoto le zucchine, così dopo riempio anche le zucchine, però queste le faccio in padella.
sale. La zucchina che ho scartato lo metto dentro in padella, che così si fa il sugo. Non butto via niente. Aggiungo anche i pomodorini pelati. Visto che mi ha avanzato l'impasto, che ho riempito i peperoni, riempio anche le zucchine. Anche se c'è anche un po' di peperone, fa lo stesso. Darà un po' di gusto. Poi, visto che mi è rimasto ancora macinato di carne, faccio anche le polpette. Poi preparo anche i funghi, che dopo aggiungo le bistecchine fritte, e così sarà la cena per Andrea.
vuoi faccio lavastoviglie. Io non uso brillantante, uso acido citrico. Infatti adesso preparo, spruzzino con acido citrico, ci metto 2 cucchiai di acido citrico e l'acqua e poi lo uso come brillantante. Ed ecco, ho preparato tutte queste cose qua, così quando arrivo la sera ho già la cena pronta. Spero che il video vi piace e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!